Buongiorno ragazzi, allora stiamo per dare il via al mio primo esperimento di lievitazione molto molto lunga. Buongiorno ragazzi, allora stiamo per dare il via al mio primo esperimento di lievitazione molto molto lunga col Pulish. È una ricetta, un'idea che ho preso da una mia amica Elisa su Instagram, ve la lascio anche qui. E praticamente consiste nel creare un primo impasto con 1 solo grammo di lievito, 100 g di farina e 100 g di acqua. Dopodiché lo lasciamo fino a che non si riempie di bolle e non collassa nel centro. Passano dalle 6 alle 12 ore a seconda della casa, dell'ambiente, eccetera. Dopodiché si procederà con una tecnica in cui si sbatte l'impasto e lo si lavora per 2 o 3 volte fino a che lo si mette in frigo per 36 ore. Così dovrebbe venire una pizza molto 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 digeribile, ben lievitata, quindi mettiamoci al lavoro. Ragazzi, passate le 36 ore, vi volevo far vedere come si presenta questo impasto. Io non so se riuscite a vedere le bollicine, ecco, ma è un capolavoro assoluto. Le lasciamo un paio d'ore a temperatura ambiente prima di infornarle.